Collaboro con la Chambre d'Oc per lo sportello linguistico di francese. Quest'anno 2018 si è tenuto al Parco Gran Bosco delle Alpi Cozze a Salvertran e al martedì mattino alle 9:30 ho potuto accogliere sotto il campanile le persone interessate a una visita guidata al mattino all'Ecomuseo Colombano Romean, tradizione e lavoro. Questo Ecomuseo prevede quindi la presentazione del mulino, della chiesa con i suoi affreschi, con la visita alla sacrestia, poi la visita all'Hôtel Dieu con i suoi affreschi davanti alla fontana cinquecentesca. E poi la visita al forno e alla cappella dell'Ulm. Quindi questa visita si fa in mattinata, in francese, è gratuito, è stato apprezzato dal pubblico. Poi al pomeriggio eventualmente le persone potevano far visita alla sede del parco e scoprire la vita del Gran Bosco con gli animali che sono presentati nei diorami. Oltre a quello, ho fatto anche delle traduzioni per il parco, come il Giro dell'Orsiera, piuttosto che tutta la documentazione che riguarda i diversi parchi dell'ente Alpi Cozze. Poi ho potuto fare diverse traduzioni a richiesta e adesso realizzato la traduzione di un gioco Memory che si può trovare online e stiamo adesso lavorando per la Fiera Franca, per la giornata delle lingue minoritarie. C'è già in programma un bel calendario per il 6 di ottobre. E andiamo avanti con la presentazione del Boccaccio in Alta Valle, tradotto da una professoressa, la professoressa Jame in occitano. E per finire, l'ASLO TO 3 ci ha richiesto un corso di francese base di secondo livello per il personale dell'ospedale, visto che c'è una grande collaborazione tra Francia, Brianson, intendo, e Susa, è diventato una zona che collabora sotto il progetto Pro Santé e quindi si è pensato di fare una doppia nomenclatura, una formazione per il personale che lo desidera per accogliere in lingua francese e per l'utenza che deve poter anche usufruire di questi servizi in francese.